Penso che un giorno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di me. Sono un po' stanco oggi. Sono svegliato tardi, ho fatto un brutto sogno. Ho sognato la mia ex che mi rincorreva, voleva picchiarmi. Mi è ritornata in mente la mia ex anche in partita. Infatti ero 4-1 nel secondo set, poi ho cominciato a pensare a questo sogno di questa ragazza che è stata con me 4 anni, insomma, è stato un rapporto tosto, capito? Quindi, oggi mi sono svegliato male, è andata così, però ho vinto, beh, alla fine ho vinto. Sto giocando molto, sto facendo molti tornei, sono sempre in giro per il mondo a giocare, mi sto preparando per Londra 2012 e devo dire che è una stagione molto, molto impegnativa, però è necessario per cercare la qualificazione. Domani ci sono i quarti di finale, gioco contro Martin Legner e devo dire che è la mia bestia nera. Sono 15 anni che gioco contro di lui e non sono mai riuscito a batterlo. Domani tenterò comunque di essere molto aggressivo dal primo game, cercherò di entrare molto in campo, prendere la palla presto per togliere il tempo. Lui è molto bravo nell'attendere il colpo per poi cercare di chiuderti. Per sfinimento, io cercherò comunque di controbattere con un gioco molto veloce ed anticipo. La prossima settimana si va subito a Livorno per un altro torneo comunque nazionale e poi ho Sardegna a fine settembre, poi vado direttamente a Palermo, poi Costa Azzurra e Creta. E per quest'anno dovrei aver finito, poi si riparte a gennaio con Australia e Nuova Zelanda. A ottobre ho i miei preparatori atletici che mi seguono ormai da un anno, stiamo facendo un bel lavoro, sono migliorato molto da un punto di vista fisico e soprattutto di resistenza e niente, cerchiamo di incrementare ancora di più questo tipo di lavoro perché comunque sta dando dei buoni frutti. Ovviamente la qualificazione è importante, ma ormai l'ho già acquisita. Quindi ormai ci concentriamo sul cercare di arrivare come testa di serie per le Paralimpiadi, quindi cercare di arrivare nei primi 16 giocatori del mondo. Quindi abbiamo speranze di una medaglia. La medaglia è veramente, veramente difficile. Ovviamente darò tutto per cercare di raggiungere questo traguardo, ma altri giocatori sono veramente forti. Io sono nella mischia, mi butto nella mischia e poi vediamo. Sai quante volte ho odiato il tennis? Ho preso la racchetta, volevo spaccarla dappertutto perché comunque ti stressa giocare a tennis. Cioè, ogni settimana sei in un posto diverso, cambi valigia. E a casa comunque vedi i tuoi amici una volta ogni 3 mesi, c'è chi si è sposato, chi si è lasciato, capito? Perdi comunque tutti i contatti che hai, quindi sai, perdi comunque la realtà non è più quella di un tempo. Non mettete nel CD tutta questa storia, capito? No, penso tagliamo questo. Ciao amici del Trofeo della Mole, mi raccomando, buon 2012, vi amo e grazie Cristina, grazie Matteo, siete sempre i migliori. Ciao.